Allora, Albano, ma mi spieghi una cosa? Perché tu avevi questo desiderio di riunire le tre voci? Che è una cosa molto bella e anche molto generosa, perché l'idea era tua. Questo è un tuo sogno che, si realizza. Che, l'idea è più che mia. Più che mia l'idea nasce dal fattore, quando ho visto i tre tenori che erano strapieni di lavoro da singoli, ma a me è piaciuta l'idea, questa unione fantastica e con un apporto di pubblico altrettanto fantastico. Ho detto, perché no? Anche noi tre fare, visto che siamo nati nello stesso periodo abbiamo fatto successo e poi abbiamo fatto il film insieme, cioè ognuno per conto suo, ma film, cinematografia, chiamata Musicarelli no, invece Ranieri ha avuto la possibilità invece di debuttare, come ben sappiamo, con Bolognini, con eccetera eccetera. Che dire, è un'idea normale secondo me, ma la cosa bella è riuscire a cantare e cantare quella che è la nostra storia musicale, perché in quella storia musicale c'è anche una grande verità. Siamo noi quelle canzoni. Io ne sono buon testimone. E anche tutto, sai, Serena, il pubblico che vi ascolta da così tanti anni. Ciao Albano. Ciao Marino. Sono Marino, ciao. Io sono buon testimone di questo tuo desiderio, perché tutte le estati mi dicevi nel tuo eremo, ma perché non fare una bella tournée con Gianni, con Massimo? Poi evidentemente l'idea è maturata, è diventata quella che hai illustrato tu con tanta tenerezza e con tanta convinzione. Io ho visto le prove e avverto fin da adesso chi vedrà il vostro spettacolo stasera, perché di spettacolo si tratta, di prepararsi a essere schiacciati contro i braccioli, perché non è una storia di vita né una storia di musica, è una storia d'Italia, a proposito di quello che si è stato detto ieri sera. E mi resta da chiederti, hai parlato giustamente dei tre tenori, ma io voglio sperare, dopo avervi visto, e ripeto, si parte singolarmente, poi diventa un challenge, una sfida fra di loro praticamente. Vabbè. Non può non rimanere fine a se stessa la cosa che fate stasera. Ah, cioè tu vuoi la tournée? Tutti e tre, grazie a Dio, siamo oberati di lavoro. Però, siccome già sono arrivate richieste e in America, e in Romania, e in Australia, vediamo, magari 4-5 concerti si potrebbero fare insieme. Si devono fare insieme, perché io voglio venire a fare la gruppi con voi. Aspetta, non volevo sapere, tu te hai, con quale altre grandi della musica italiana ti sarebbe piaciuto fare? No, piaciuto sì, no, volevo dire che è una cosa facile per gli uomini, se hai notato, che si incontrino, che possono cantare assieme, come adesso loro tre, che sono straordinari perché rappresentano veramente tutta la musica italiana, dagli anni 60 al giorno d'oggi. Mettere assieme tre donne di una certa età, mi hanno criticato, ma fallo con chi? Scusa, Orietta, Ornella. Io ho detto, lo potremmo fare. Sono sempre dietro l'ambulanza con l'ossigeno. Amadeus, abbiamo l'idea per l'anno prossimo. Iva Zanicchio, Orietta Berti, Ornella Vanoni, i Sanremo di Albano.